Ufficiale il tracciato del Rally Due Laghi, Rally dell'Ossola, che si correrà domenica 25 luglio. Come nelle previsioni, tre tratti cronometrati da ripetersi in un classico doppio giro. Nello specifico la PS San Domenico Ski, la PS Fomarco e la PS Monte Crestese. Si inizia con la partenza da Domodossola in regione Nosera alle 8.01, per poi la prima speciale lungo i 4,40 km di Fomarco alle 8.20, con la strada affrontata salendo da Piedimulera rispetto al classico versante da Pieve, speciale definita in versione Rally Day. Seconda prova a Monte Crestese alle 9.07, anche in questo caso nella versione di 4,80 km salendo dal pontetto e terminando poco prima del bivio per Altoggio, senza tutto il classico tratto in discesa di un percorso che sa di storia del rallismo locale. Terza prova è la San Domenico Ski alle 9.47, ovvero la strada che da Varzo porta a San Domenico. Sono 7 km di cronometro, si parte dopo i primi tornanti lasciando Varzo stesso per una prova veloce e molto da traiettorie prima di un finale tutto a tornanti. Dopo il lungo riordino a San Domenico e il parco assistenza Domodossola, si riprende nel pomeriggio con la seconda Fomarco alle 13.57, la seconda Monte Crestese alle 14.37 e la seconda San Domenico Ski alle 15.17, conclusione alle 17.31 in quel di Varzo. In totale saranno 33 km di speciali cronometrate, preceduti dallo shakedown di sabato 24 luglio a Trontano, mentre l'arrivo alle 17.31 dello stesso giorno si svolgerà, come detto, nel comune di Varzo. Due passaggi a Fomarco, ma senza il concorso Fomarco da Traversa, spiegano tutto gli organizzatori di VCO Rally. La decisione è stata presa in sintonia con il comune di Pieve Vergonte e condivisa con l'organizzazione per non mettere in difficoltà ciascuna delle parti coinvolte, hanno specificato. I provvedimenti vigenti precludono tuttora qualsiasi tipo di assembramento e le disposizioni da applicare sarebbero per noi difficilmente controllabili. Peccato, ma decisione che riteniamo saggia.